focaccia alle olive. Fate con me questa bontà. Iniziamo. E allora, almeno 12 ore prima di impastare, dobbiamo fare la biga. Per cui, in una ciotola mettiamo la farina, l'acqua, il lievito e mescoliamo fino ad ottenere un impastino abbastanza omogeneo. Ecco qua. Ora ci mettiamo la pellicola e ci vediamo domani mattina. E allora, passati 10-12 ore, prendiamo la biga e la mettiamo nella ciotola dell'impastatrice. Poi aggiungiamo l'acqua, aggiungiamo il lievito, lo zucchero, poi mettiamo la farina, il sale, le olive ed impastiamo. Eccoci qua, passati 10 minuti, passiamo l'impasto sul piano di lavoro, lo lavoriamo un po', formiamo una palla, ungiamo un contenitore, mettiamo l'impasto e in un luogo caldo lo facciamo lievitare per almeno 2 ore. Eccoci qua, ora versiamo l'impasto sul piano di lavoro, lo dividiamo a metà, poi formiamo dei rettangoli, ungiamo le teglie anche sui bordi, disponiamo l'impasto sulle teglie, copriamo e facciamo lievitare in un luogo caldo per altre 2 ore, 2 ore e mezza. E allora, passate 2 ore, ci occupiamo della salamoia. Metterò molta più acqua del solito, quindi acqua, un pochetto d'olio, visto che ci sono le olive, un pochetto di sale, sempre per via del fatto che ci sono le olive già sapide. Chiudiamo e agitiamo. Ora andiamo a stendere gli impasti nelle teglie e lasciamo lievitare per altre 2 ore in un luogo chiuso come il forno, per esempio, oppure coprendo con la pellicola. Eccoci qui, passate 2 ore, andiamo a fare dei buchetti e in questi buchi adesso ci andiamo a mettere la salamoia. Ecco qui, ora facciamo riposare e lievitare per altri 15 minuti e poi andiamo ad infornare. Forno caldo caldo, facciamo cuocere in modalità statica a 250 gradi per circa 18-20 minuti. Perfetto, a metà cottura prendiamo le teglie, invertiamo la posizione e dobbiamo anche girarle di 180 gradi. Ecco qua, e continuiamo a far cuocere. Eccola qua, fatta anche già raffreddare. E allora, vediamo un po'. Mamma mia, fatela, è uno spettacolo. E fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, ne approfitto per augurarvi buon appetito.